ben arrivati al nostro quotidiano appuntamento con una settimana e un giorno. Oggi pomeriggio abbiamo un trio, una band consolidata nel panorama musicale italiano, una band punk, soul funk, scusami, rock italiano, The Met Project. Abbiamo Yuri Maiolo e Matteo Breoni. Manca il Yes. terzo, per motivi personali non è potuto venire, però ci faranno compagnia per questa ora e mezza con noi. Yuri e Matteo, allora raccontateci un po' di questo progetto, appunto The Met Project. Cos'è, quando è nato e come è nato? Inizio io. Sì. No, è nato circa 6 anni fa. E assieme a Carlo, che non c'è adesso, Carlo Poddighe, e niente, c'era. Io avevo iniziato a scrivere della musica originale, e con Carlo, così siccome suonavamo già insieme, abbiamo detto proviamo a fare anche questi pezzi originali. E niente, abbiamo iniziato chiamando però vari ospiti, cioè noi due eravamo la base, poi quindi abbiamo fatto il primo disco con, diciamo, vari ospiti, cantanti, musicisti, eccetera, eccetera. E poi sono partito per gli Stati Uniti, ho fatto un paio di viaggi a New York, dove ho collaborato con questo produttore di Joe Stone, che è una cantante, insomma, internazionale. E da lì lui fa: no, però voi dovreste trovare una formula più definita, perché così non si capisce bene, insomma. Niente, allora poi lì abbiamo iniziato a collaborare con un paio di cantanti donne, ma non, la cosa non è andata, diciamo, a buon fine per vari motivi. Una è la Joan Tiele, che adesso tra l'altro è anche, mi sembra, sotto lo Universal, comunque sta facendo delle cose abbastanza grosse. L'altra era Kelly Joyce, ma non è andata. E poi con Carlo parlando così abbiamo detto, ma sì, ma perché? Carlo mi ha detto, no, chiamiamo Yuri, che insomma ci conosciamo. E quindi ho detto, beh, certo, facciamo questa cosa. E quindi da lì, poi circa 5 anni fa, abbiamo iniziato a fare le prime serate, e poi pian piano, insomma, E la due è cosa. diventato un Eh trio. sì. Questa era in breve, insomma, quello che è successo. E quando avete cominciato facevate tutti i pezzi vostri oppure anche qualche cover? No, principalmente cover e un po' di pezzi nostri. E poi adesso diciamo che ormai praticamente la scaletta è quasi tutta di pezzi originali. Pian piano, diciamo, abbiamo tolto le cover e messo i pezzi originali, insomma, perché abbiamo scritto delle cose nuove nel frattempo, e quindi. Io mi sono unito a loro, ma io conoscevo già il suo progetto, The Met Project, perché come lui ha detto, loro sono lì principalmente, lui è di Verona e collaborava con tanti musicisti di Verona. E io ho seguito un paio di suoi dischi, prima ancora di conoscere lui, avevo sentito nei locali di Verona dove abitualmente già suonavo. Ascoltavo e dicevo, ma chi è questo disco? Mi sembra la voce di Carlo Poddighe, che era già mio Conosci? collaboratore, però dicevo, non capisco, sento un altro cantante, che è un altro nostro amico, si chiama Filippo Perbellini, e sentivo vari cantanti, dicevo, è un bel disco, cioè, sento una bella pasta musicale, e solo dopo, nel disco successivo, io sono arrivato con loro a fare l'ospite all'interno di un suo disco. Perché lui è uno dei pochi batteristi che sì, ha un progetto suo, sia cover, ma soprattutto la sua particolarità è quella di scrivere le canzoni. E ha una modalità piuttosto diversa dai soliti magari chitarristi, tastieristi, oppure strumentisti, cantanti, come siamo noi, per cui le sue intuizioni sono sempre state molto molto particolari nella scrittura, Originali. sempre estremamente musicali, però avevo notato proprio ancora prima di conoscerlo fisicamente che c'era questa particolarità. Poi ovviamente noi, conoscendoci meglio, avendo avuto la possibilità di suonare prima come ospite in un suo disco, loro sono riusciti a concretizzare una vera tournée a New York, quindi è da allora che io sono riuscito ad entrare come bassista e cantante, perché anche a me questa esperienza interessava davvero molto. È nata proprio perché ho voluto anch'io partecipare come gli altri cantanti al progetto. Tuttora, anche se siamo un trio, c'è da dire che spesso
vengono anche altri cantanti con noi, cioè ospitiamo degli artisti stranieri, quindi sì, pur io, Carlo e Matteo cantando tutti e tre, spesso noi ci tiriamo indietro e facciamo da backing band, come si dice, quindi una band di supporto per questi artisti che cerchiamo di chiamare soprattutto dall'estero. Bellissimo. Ma appunto, quindi cantate tutte e tre, ci sono varie... Beh, io principalmente faccio i cori, poi canto un brano, lo canto durante la serata, però non sono un cantante, insomma. Però così ci divertiamo comunque a armonizzare, così a trovare degli arrangiamenti anche vocali, diciamo così. Quindi voi appunto avete detto, avete appena accennato che avete fatto quindi tournée da New York, e ho letto anche a Copenaghen siete stati, sì, a Londra. Ok, può sembrare anche una domanda banale, però qual è la differenza, l'aria che si respira, la musica che fate quando la proponete appunto a New York, Londra, Copenaghen, oppure quando la proponete in Italia? Cioè, quali sono le differenze e l'aria che respirate? Prego. Un po' l'uno. Principalmente vorrei che rispondesse lui, soprattutto perché ha fatto, diciamo, più concerti all'estero di me al momento, quindi lui ha più esperienza all'estero. Vabbè, con sì, concerti, poi io, con delle band che facevano anche blues, ma precedentemente a Mad Project. Però no, l'aria che si respira è interessante perché insomma vai a confrontarti direttamente con un ambiente, anche oltre che il pubblico, anche un ambiente musicale che respira quel tipo di musica in maniera proprio viscerale, nel senso che nasce lì, la musica che facciamo noi nasce lì, nasce in Inghilterra, nasce negli Stati Uniti. È come se, io dico sempre, è come se un cantante americano andasse a Napoli e per suonare la musica napoletana, un po', diciamo, è una cosa abbastanza simile, perché noi andiamo a proporre musica che nasce nei paesi anglosassoni all'estero, quindi in inglese, con i testi in inglese, quindi è una cosa un po' esotica, diciamo, se vogliamo dire così. Però è bello proprio perché è anche una sorta di test, anche per capire se effettivamente c'è qualcosa di interessante e se siamo anche credibili, perché ovviamente ti confronti con un pubblico, insomma, che è abituato a sentire cantanti di un certo tipo. Anche abbiamo avuto la fortuna di suonare in posti abbastanza importanti, sia a Londra che a New York, dove insomma, tipo il Bitter End a New York è un locale storico dove sono passati un po' tutti, ha iniziato Lady Gaga, è passato Bob Dylan, insomma Van Morrison, un sacco di gente, come anche a Londra Amy Winehouse, insomma. Ecco, il pubblico che frequenta quei locali lì è abituato a vedere un po' di tutto, c'è di tutto, quindi c'è. Però noi ci siamo messi, diciamo, alla prova per capire anche se ci stiamo dentro, ecco, diciamo così, no? Perché, sai, proporre la musica in inglese comunque in Italia va bene, c'è una risposta adesso, negli anni abbiamo costruito anche un piccolo pubblico che ci segue sempre, siamo stati in Puglia, siamo in Romagna, siamo stati a Roma, insomma siamo stati un po' in giro per l'Italia, però ecco, ovviamente quando si va all'estero è, diciamo, la prova quella più interessante. È un esame fondamentalmente, è più un esame, per certi versi. E potrebbe essere più semplice proprio perché il pubblico risponde in maniera forse più calda, però non è detto, perché ripeto, è anche un esame, quindi poi ovviamente noi non ci sentiamo mai in ansia da prestazione eccetera, perché noi siamo una band che fa comunque prevalentemente musica anche di intrattenimento, cioè le nostre canzoni vogliono sì darti un'emozione in quel momento lì, però vogliamo sostenere, facciamo uno show che dura da un'ora e mezza, due ore massimo, dove cerchiamo di dare un'energia particolare. Infatti quando tu prima hai detto per sbaglio punk, sì, noi ovviamente come genere non è punk, ma spesso l'attitudine sì, arriva durante lo show a un'escalation che a un certo punto non diventa ovviamente punk nell'attitudine, che spacchiamo davvero gli strumenti, però vogliamo assolutamente far sentire la musica, sì, col corpo anche, cioè assolutamente, corpo... ci proviamo, insomma. Però ecco, all'estero c'è questo un po' sotto esame.
C'è anche da dire che in Italia spesso c'è tanto scetticismo proprio dal punto di vista, ma per chiunque, non per qualsiasi livello, eccetera. C'è tantissima gente che magari guarda esclusivamente o maggiormente alla tecnica, per cui ecco, bene o male, non so dirti se sia più difficile suonare all'estero o in Italia. Noi cerchiamo di avere lo stesso standard ovunque, anche se dovessimo suonare, non lo so, a 1 chilometro da qua, oppure. Certo, per consolidare la vostra identità Sì, lo anche. standard è sempre È lo sempre il stesso posto. massimo. Sì. Allora, avete pubblicato anche dei dischi, no? Però con tutti questi live appunto che avete fatto, i dischi, per dire, l'album che avete invece registrato, è più basato sui live oppure da canzoni nate in studio o quando sono nate anche? Dipende, sì, nel senso che è una cosa che va evolvendosi con il tempo. Nel senso che il primo disco l'ho detto prima, ci sono vari ospiti, quindi è una cosa un po' sperimentale. E ci sono anche le cover. Nel secondo disco invece ci sono solo i pezzi originali e anche lì però ci sono alcuni ospiti e iniziava Yuri a far parte, diciamo in maniera stabile della cosa. L'abbiamo registrato a New York con la coproduzione di questo, sempre di questo produttore che si chiama Steve Greenwell. Invece nel 2017 mi pare E poi avete abbiamo fatto pubblicato. sì, Silver Linings, che invece è, diciamo, il primo disco dove siamo solo noi tre. Ci sono sempre pezzi originali registrati da Carlo Poddighe nel suo studio su nastro, quindi un po' come si faceva una volta. E quindi lì è un disco che è più simile al live perché le registrazioni sono state fatte praticamente, diciamo, quasi live, ecco, in studio, nel senso senza troppe sovraincisioni. È stato un disco un po' più simile a quello che succede poi dal Una vivo. musica suonata e poi registrata Sì, ma praticamente. noi diciamo che tentiamo di proporre cose nuove ancora prima di registrarle, per capire anche un po' il feedback, Feedback sì, e quindi anche delle adesso lo stiamo persone. facendo. E poi quando i pezzi sono rodati, che vediamo che piacciono comunque anche al pubblico, allora andiamo in studio, lo registriamo, facciamo il disco e niente. Ma si faceva anche negli anni 60, 70, questa cosa qua è una roba, Sì, è insomma. un po' insolita adesso Sì, negli ultimi anni, ecco sì. appunto. Diciamo che non abbiamo paura con questo progetto a tenere uno standard vecchio, no? Dichiaratamente retro e dichiaratamente utilizzando tutto questo iter che si faceva tempo fa. Noi cerchiamo di farlo a 360 gradi, nel senso che dalla registrazione, come hai chiesto tu, al concepimento della canzone, alla prova live e su tutti gli altri concerti, eccetera. Magari non riusciamo a spostarci da questa cosa perché non vuole essere proprio un progetto a tavolino, non ha mai voluto essere. Anche quando abbiamo deciso, ok, dai, facciamo questo disco, è perché ovviamente nascevano tantissime idee, talmente tante idee nel live che la gente quando sentiva quello stacco, un riff che veniva ripetuto anche con la voce, eccetera. La nostra particolarità abbiamo visto che era già una canzone e quindi non restava. È anche molto facile quando siamo così tanto in simbiosi, quando tra musicisti che sono così in simbiosi, far venire fuori delle canzoni. Ecco, poi come ti dicevo, passiamo tanto tempo comunque a scrivere, ad ascoltare sempre le nostre cose per cercare di migliorare, però deve arrivare assolutamente quello che è l'attitudine del momento del live, ecco. E parlando per esempio dell'ultimo disco, quali sono le sonorità in particolare? Ma Può adesso. definirsi un solo genere, Ma soul, in funky? realtà sì, ci sono varie. Noi ascoltiamo di tutto, quindi diciamo. Ci sono vari riferimenti. Come sound è un sound che non è certamente un sound, diciamo, super moderno. È un sound che ammicca un po' di più a cose, insomma, un po' vintage, come si dice, no? E perché a noi piace comunque quel mondo lì e
E niente, ci troviamo a nostro agio con quel tipo di suoni, con quei tipi di suoni lì, anche se adesso per esempio è appena uscito un remix che ha fatto Yuri di uno dei pezzi, completamente per, diciamo, per gli amanti della musica elettronica, quindi un remix electropop, che, diciamo, con un sound ovviamente più moderno, più radiofonico, se vogliamo dire così. E quindi non è che ci fermiamo, non abbiamo, diciamo, i parocchi. A noi piace ascoltare di tutto, e poi ovviamente sul disco credo che sia più interessante mettere qualcosa che poi viene anche riprodotto dal vivo, cioè più o meno, ecco, nel senso Esatto, con tutto voi e gli strumenti. sì, un tipo di sound che poi sia riscontrabile anche nei concerti, perché altrimenti. Però ecco, noi durante i concerti la cosa bella è anche che succede sempre qualcosa di non previsto negli arrangiamenti o nell'esecuzione. È sempre diverso, perché anche noi, non, diciamo, a noi piace comunque sperimentare in ogni caso durante i live, in base anche al momento, al pubblico, alla sensazione che tu vuoi Sì. avere mentre stai suonando, insomma. Quindi. Ci fate sentire qualcosa? Sì. Ok. Allora, io suono il basso in questo trio prevalentemente, quindi Mancando Carlo. Carlo invece suona le chitarre e Matteo, le ovviamente noi percussioni. suoniamo. Sì, Matteo suona la io. batteria, quindi abbiamo portato così per un live in questo salotto particolare, ci siamo attrezzati così, però vogliamo farvi ascoltare So Long, che è la prima canzone che abbiamo scritto tutti e tre insieme. L'abbiamo scritto proprio a New York e non c'è molto da dire, ascoltiamo. Yeah.
Vedere un video. Allora, com'è l'industria musicale? Qualcuno della regia dice aia. L'industria musicale per una band così comunque alternativa, perché possiamo dire che rispetto al panorama musicale che c'è, quello che ci offre il pop, comunque il commerciale. Ma forse può rispondere lui, che lui ha già vissuto un po' di esperienze in merito. Io ho vissuto tantissime esperienze discografiche, proprio di contratti, di collaborazioni. E la vita dell'artista è una vita molto particolare. Come vediamo, infatti, anche Carlo, che non può esserci qua oggi, è perché la nostra vita è completamente musicale al 360 gradi. E non abbiamo altri mestieri, non abbiamo altre occupazioni, quindi chi si mette a 360 gradi a fare musica, dal mio punto di vista, dovrebbe assolutamente continuare a fare altamente varie cose musicali, ma sempre nella musica, ecco. Però è difficile vivere di musica. Sì, diciamo che va vista proprio a 360 gradi se sei nella musica. Altrimenti io lavoro tantissimo con, ad esempio faccio dei dischi con altre persone che hanno altri mestieri e tengono la musica come passione. Ecco, da parte loro vedo una passione che tanti che vogliono farlo di mestiere perdono. Sì, sì. Questa è una cosa molto importante, perché se tu vuoi fare il musicista davvero a 360 gradi, quindi con o senza comunque casa discografica, tu devi dedicare la passione che ci mette uno che lo fa solo per passione e che fa un altro mestiere. Questa è la prima regola, secondo me. Dopo, da lì, le questioni professionali, secondo me, sono secondarie, cioè, perché va anche un po' a fortuna. Devi essere l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, quindi ci sono una serie di cose. Incontrare le persone giuste. Sì, esatto. C'è gente che si prepara per tantissimi anni, però non lo so, non esce mai dalla camera. Noi siamo dei musicisti che ovviamente ci siamo uniti a diciamo dopo i 25 anni, dopo i 30 anni, insomma, come dire, siamo dei musicisti non novellini, non degli esordienti. E avendo alle spalle delle altre esperienze, diciamo, sappiamo dove non andare, dove non collocarci. Per esempio, noi siamo aperti a tantissime esperienze professionali, però cerchiamo di avere appunto la nostra linea, che difficilmente un'etichetta fin quando non trovi con questo progetto un'etichetta che veramente sposa al 100% questo tipo di questa tipologia, per esempio quella di fare tanti concerti sempre per che servono, vi lascia la vostra identità anche, sì, no? Però servono più a creare, cioè, non è solo a livello professionale, è come dicevo, la parte passionale del lavoro. Tantissimi la perdono perché vogliono semplicemente concentrarsi su fare un concerto al mese, che sicuramente se non ha le aspettative volute, magari può essere un po' poco. Per cui questo live, come diceva lui, è la cosa principale. Noi cerchiamo di vendere i dischi e i concerti, cerchiamo di vendere tanto online, facendo concerti all'estero, quindi sì, sì, abbiamo buoni ascolti in streaming con questo progetto,
Quindi è sempre molto aperto sul lato discografico, però è davvero indipendente per scelta, perché comunque io che sono quello che ha vissuto più le case discografiche, anche le major, eccetera, è un modo di lavorare, è un bellissimo modo, ottieni tantissimo, però allo stesso tempo in questo periodo, insomma, cioè, dipende tutto dal progetto, quindi questo non è proprio quel progetto che ci mettiamo lì a scrivere una canzone come tanti altri del Quindi i resto, tempi che ti però. impongono loro, perché Esatto, vabbè. però ovviamente è molto finita questa cosa dei pregiudizi sulle etichette Certo. discografiche. Noi non ne abbiamo e lavoriamo con artisti che hanno a loro volta delle etichette discografiche e noi siamo un po' la nostra al momento, l'etichetta, però ci sono dei grossi progetti per The Met Project, nel senso Sì. che ci sono in ballo tante cose che ancora non vogliamo svelare, però semplicemente vediamo che ci metti tanta passione, tanto lavoro, però arrivano davvero dei risultati che per noi sono grandi. Tenere un'aspettativa non troppo alta è quello che ci permette di goderci davvero ogni sera E ogni obiettivo. e ogni obiettivo che arriva in una modalità sudata come tutte le band, eccetera. Però ecco, l'esperienza che ci distingue un po' da alcune band esordienti è quella di magari non sprecare tempo a fare una cosa. In questo Carlo che manca Sì. è quello È più focalizzato che è lui, diciamo. più, sì, ha più questa Ah, sì. strategia, ma non è per risparmio a volte, è semplicemente per andare davvero più velocemente in un target. Tanti invece magari hanno un metodo diverso, tante altre band sicuramente che conosco anch'io hanno il metodo di lavorare tantissimo una cosa, metterci tantissimo tempo e magari dopo avranno anche un risultato anche più grande. Però noi vediamo che l'istante bisogna godersi quello del momento, Momento la ecco. fruizione del pubblico, come Certo. percepiscono e come Sì, sentono. non è davvero per pigrizia, ecco, o cosa, cioè perché può essere vista anche così da tanti altri collaboratori nostri, però vediamo proprio che è un'altra cosa su questo progetto, perché ripeto, poi ognuno ha anche altri progetti, però questo è quello sulla quale vediamo che riusciamo a capire che questo metodo. Vediamo che funziona, ecco, ci rende davvero tutti e tre felici, credo, per Bene. questo motivo. Un concerto che vi è rimasto nel cuore, un luogo, e perché anche. Oddio, adesso ne abbiamo fatti talmente tanti. Non lo so, probabilmente deve ancora arrivare quello indimenticabile, non lo so, nel Come senso la canzone migliore che ancora doveva sì, nel senso ne arrivare. abbiamo fatti tanti di molto belli, ovviamente le prime esperienze all'estero poi sono state un passo non indifferente, suonare in certi posti, già mettere piede su certi palchi, insomma è stato una sorta di piccolo traguardo e devo dire che anni fa non avrei mai pensato, cioè, che la cosa potesse riuscire, cioè la cosa potesse andare in questo modo, dove pian piano ogni volta che suoniamo c'è un nuovo pubblico che viene a sentirci, c'è qualcuno che si ferma a parlare, che vuole conoscerci, insomma c'è un po' di così di frizzante, ecco, intorno a questa cosa e va sempre meglio, quindi devo dire che stiamo andando sulla strada giusta, insomma, ecco. Poi di concerti belli ce ne sono stati parecchi, insomma, anche la prima volta a Londra è stato molto bello, al Pizza Express. Effettivamente sì. Al Sì, Pizza Express. Pizza Express è. Vediamo un video? Sì. Perfetto. Vediamo il video di Londra. Vabbè, con tre video che avremo, vediamo se lo Vediamo. azzecchiamo. Lo Lo capiamo subito. capiamo. Proviamo a vedere. Ah, noi. So long. One, two, three.
Con The Met Project,
raccontateci un po' di questo live. Non era il live a Londra, ma il live a... Qua eravamo live in uno studio televisivo molto simile a questo, nel senso, questo, lì eravamo a Brooklyn, quindi proprio vicino al ponte, una zona di Brooklyn molto bella, ed è stato veramente stupendo fare un live in studio. In questo, uno studio, ripeto, televisivo, dove fanno proprio live, quindi ovviamente lì attrezzatissimo. Era in diretta. In diretta, sì? Su YouTube. Sì, sì. E è stata molto anche una sorpresa per noi suonare, perché noi pensavamo fosse una cosa leggermente più piccola. Quindi magari un'intervista informale tipo questa, sì, un mini live. In realtà è una delle cose belle che saltano fuori, come ti dicevo, forse anche ha conservato senza gli Stati Uniti che hanno conservato questa cosa, tipo un po' tipo Top, sì, of the Pops. Sì, sì, sì. Quando portavano lì, sì, anziché, esatto, intervista, suonavano e andavano in... Diciamo che in Italia questo tipo di esibizione live in uno studio attrezzato adesso non ce ne sono tantissime. In TV credo pochissime. Una volta era più comune. Ci sono dei live come stiamo facendo noi oggi, che comunque sono positivi per noi, aiutano sempre di più a far sentire la nostra musica originale, però ecco, una volta era più facile, non so, accendere, come dicevi tu, sulla Rai oppure alcuni programmi musicali di Mediaset. Adesso è difficile, però ci sono dei canali YouTube, come bene o male, come fate anche voi. Ecco, lì è la stessa cosa, fatta a Brooklyn, quindi in una struttura incredibile. È stata una sorpresa, perché noi non ci aspettavamo di fare così. Intervista anche dopo. Esatto, anche l'intervista. Quindi inglese. Però non so, cioè, immaginare. Tutti e tre parlavate in inglese? Sì, sì, no, noi, sì, diciamo, sì. Noi parliamo tutti e tre inglese, ovviamente parlare in modo fluente non è sempre così semplice delle tue cose, però credo che alla fine, insomma, sia andato. Si trova comunque questa intervista, c'è tutto il concerto in streaming che è stato fatto sul canale YouTube di Go Bridgeside, che è questa formula, questo canale YouTube dove ci sono un sacco di concerti, e volendo si può andare. Consiglio culturale. Sì. E adesso, a proposito di piccoli live, ci fate sentire qualche altra cosa? Ah, bene, sì. Ecco, questa era quella che abbiamo visto adesso, era la stessa canzone che abbiamo suonato prima, ovviamente in versione completa. E questa invece si chiama Never Get Down. E questa è entrata invece da Silver Linings, l'album, che è il nostro album bianco, anche la copertina bianca con le nostre figure colorate. E la copertina di Serafino Rudari. Non ce l'avete qua, peccato. Sì, no, li abbiamo i dischi, li abbiamo tutti, dopo li prendiamo. Poi lo facciamo vedere. Sì. Messaggio promozionale. Sì. Questa è Never Get Down. Trying to pull me down. Will you believe it's a love that
Dei testi. I testi scriviamo... Come nascono? Nascono prima, nascono dopo, super giù la tematica dei testi? Diciamo che nascono dei testi così un po' buttati lì un po' veloci all'inizio e poi vengono un po' sistemati in base anche all'argomento, insomma, alla metrica, varie cose. Però credo che di solito l'argomento principale viene già definito all'inizio di quando si scrive il pezzo. E comunque si parte sempre dalla musica e poi arriva il resto. Quindi non partiamo mai da un testo e poi aggiungiamo la musica. Questo è il procedimento. E gli argomenti sono vari, insomma, tipo Never Get Down parla del fatto di non mollare mai e del fatto di crederci nelle cose che si fanno nella vita, insomma, in generale. Quindi anche se la giornata va male, se ne succedono tutti i colori, se il lavoro fa schifo, però insomma, ecco, di tenere botta, questo fondamentalmente il messaggio è questo. Quindi poi ci sono anche altri argomenti, canzoni d'amore oppure che parlano così dell'ambiente, oppure non lo so, sono diverse sfaccettature, ecco. Quindi nell'ultimo album la maggior parte li hai scritti tu? No, o siete a tre mani? Insieme. Alcuni. Diciamo che Matteo ha spesso idee di testo che lui ha più suggestioni, essendo ovviamente principalmente il suo progetto dal punto di vista di alcuni concept, ecco, perché Matteo ha questo pregio di dare là ad alcune iniziative. La maggior parte delle iniziative, ecco, appunto, una caratteristica di ognuno di voi, ecco, la sua è questa. Quindi alcune canzoni noi, io e Carlo, spesso giriamo magari intorno a un qualcosa e Carlo è capace a quando c'è l'idea ad andare più veloce, ecco, ad avere la disciplina per portarla a termine nel tempo, come dicevo prima, giusto. Matteo ha questa cosa dell'iniziativa, cioè dell'iniziativa, per esempio, non lo so, mi è capitato questo, allora in poco tempo lui riesce a dare un'idea di testo che poi insieme sviluppiamo. Però ecco, questa dall'input è la sua particolarità in generale, non solo sui testi, però gli input e soprattutto l'iniziativa di fare assolutamente sempre qualcosa. Questa è la caratteristica, ecco, di loro due. Quindi lui inizia a fare qualcosa, dice da là per cominciare, Carlo va velocemente a fare delle cose e la mia, io credo che sia quella di mettere, come dicevi te all'inizio, punk per sbaglio. È un po' quella, è un po' la mia caratteristica in questo progetto, cercare di farli, non dico litigare, però semplicemente mettere sempre un po' di pepe alla cosa, contaminando anche in altre situazioni, ecco, perché loro erano fondamentalmente un duo per parecchio tempo e anche se c'erano altri cantanti, io mi permetto di dire, sono quello che ha dato forse questo un po' di pepe, ecco, un po' di pepe, anche cercando con Carlo di dare sempre questa cosa, canti tu, canto io, c'è un po' di, essendo un movimento di colore. Sì, perché il trio ha
di solito un frontman. Mm. Sì. Magari a volte cantano in due. In questo è un po' una finta lotta tra me e Carlo, ovviamente è finta perché è molto costruito, appunto chi è, non è una gara mai, perché la musica per noi non lo è, non l'è mai stata in, neanche magari in qualche programma televisivo, sì, in qualche dove io ho partecipato, per esempio, sì, cioè X Factor, dai, per esempio. Ovviamente lì nascono apposta per essere delle competizioni. Nel mondo professionale musicale non dovrebbero essere delle gare, ma una dimostrazione di talento, di voglia di arrivare, di comunicazione. Ecco, io e Carlo abbiamo questa particolarità che io all'inizio non volevo più di tanto andare sopra di lui, poi al contrario, più faccio io, poi stimolo lui a fare qualcosa di più, e credo che sia un po' anche avvincente la cosa che lui da dietro, con la batteria e coi cori e con tutte le idee, tutte le intuizioni, per mettere d'accordo i mondi musicali. Dai, là è un po' il direttore, sì, d'orchestra da dietro. Sì, da quel punto di vista sì. Dal punto di vista del live è sempre un po' questa cosa, come dire. Decide, d'altronde ha la bacchetta magica per decidere anche questo. Ah sì. Ma ci vuole. Ognuno ha il proprio ruolo. Una domanda che sembra ve l'abbia fatta, però in realtà è un po' più cattivella. Nel senso che l'atteggiamento, il vostro atteggiamento nei confronti della musica di adesso, la musica che si sente negli ultimi anni, cos'è che ritenete interessante, capace anche di cioè in grado anche di stimolarvi anche a utilizzare qualcosa, e cos'è che invece cestinereste completamente? Ma in realtà secondo me ognuno qua deve rispondere sì, assolutamente, per i gusti, sì. Per i gusti, sì. Rispondi tu. E poi tu. E poi io. Esatto, inizio io. Io ho voluto fare in questo mese appunto questo esperimento di provare a fare una canzone di Matt Project, quindi una tra l'altro cantata non da me ma da Carlo, praticamente con i nostri cori, ma cantata da Carlo, quindi ho voluto fare una piccola produzione e elettronica, appunto electropop. Nessuno ce l'ha chiesto, ma è proprio un qualcosa di con dei suoni più moderni, eccetera, perché io seguo sempre, cerco di seguire quello che è la scena un po' anche elettronica e di altri generi odierni. Però ti posso dire questo personalmente, sempre personalmente, la musica in italiano invece in questo momento non la sto proprio ascoltando mai, per cui non conosco le cose perché ascolto un pochino per capire, però non mi godo la musica in italiano perché ovviamente sono troppo preso a fare delle altre cose, cioè quindi non la seguo un po' per scelta perché do la precedenza ad altre cose. Conosco tantissimi artisti italiani, eccetera, e alcuni anche personalmente, perché ci capita ovviamente per fortuna di collaborare, di conoscerli, che sono in giro, a volte siamo in giro più o meno nei circuiti simili, per cui devo dirti che non ho mai ascoltato più di tanto musica italiana, non è proprio quello che io seguo, però per esempio nel mio caso io produco anche della cosa, della musica italiana, con però seguo quello che è il mio mondo musicale e cerco di metterlo in lingua italiana, non cantando io, per il momento non canto più in italiano, ma con altri artisti per esempio che cantano in italiano. Però ecco, non seguo mai, non dico funziona questo che si chiama, non lo so, un nome qualsiasi italiano, allora seguo questa scia. Questa cosa qua non l'ho mai fatta precedentemente, né la facciamo con il Matt Project, e quindi è una cosa che io non voglio fare, ecco. Però ripeto, cerco spunti sempre dalla musica internazionale, è sempre stata un po' così, anche per esempio uno dei nostri idoli italiani in comune di tutti e tre è Lucio Battisti, per esempio, e sappiamo per certo perché lo amiamo
parecchio. Sappiamo per certo che i suoi riferimenti musicali erano assolutamente internazionali. Non significa che non ci piaccia anche il resto della musica italiana, proprio dichiaratamente con le vesti, con un altro tipo di arrangiamenti, mm-hmm. eccetera. Però ecco, noi sappiamo che in quel periodo lui seguiva tantissimo musica internazionale e cogliamo proprio le stesse cose che ascoltiamo. Io adesso sto facendo la stessa cosa, non mi concentro, rispetto tantissimo quella che è la musica italiana, però non riesco a concentrarmi perché c'è talmente troppa roba da andare a studiare, soprattutto indietro, e quindi personalmente non ce la faccio. Però di quelli esteri invece sono molto più ferrato, sempre anche sulle nuove uscite, mm-hmm. eccetera. Non riesco a fare tantissimi nomi, però ovviamente Billie Eilish, questa ragazza giovanissima americana, credo sia un fenomeno pazzesco e una voce che mi piace molto ascoltare. È anche un po' inspiegabile spesso perché mm-hmm. è troppo moderna per certi versi, però questo suo essere minimale e avere una voce così comunicativa, anche se non è una voce, per esempio, lei sensazionale, come dire, ah, cavolo, senti che voce, ha proprio un modo di comunicare che non riesco mai a skippare la canzone. È più il modo di interpretazione che è più... E mentre invece Matteo, vediamo. Ma in realtà la musica è interessante in varie specie, nel senso, noi non ci fa, almeno quando facciamo anche i viaggi in macchina che andiamo a suonare in giro, dove Carlo di solito è lui decide lui la scaletta, e quindi si ascolta di tutto, anche perché guida lui, certo, e proviamo tutti da background diversi. Io ho iniziato a suonare dove facevo rock, hard rock, metal, così poi sono passato a fare anche altre esperienze di blues, jazz e pop, eccetera. Secondo me bisogna ascoltare veramente tantissime cose diverse e anche cose che uno magari dice, ma quella roba lì, insomma, un po' andare in cerca e poi magari ovviamente tornare su quello che è più per te, perché la musica è bella, perché certo. Ognuno ha il suo. Degli artisti adesso che vanno adesso, io ho ascoltato un po' di cose anche degli artisti italiani, non so, va parecchio Calcutta, poi Salmo, tutte queste cose qui, i giornalisti, eccetera, eccetera. È un po' un riprendere anche quel cantautorato che c'era negli anni 70, sì. E vabbè, rap ovviamente, trap, eccetera, insomma, neanche signorino, ce ne sono un sacco. E in realtà noi, cioè, da curioso io ascolto tutto, poi magari dice vabbè, quella roba lì non mi interessa più di tanto, però secondo me è importante ascoltare anche insomma, quello che c'è in radio adesso, cosa ascoltano i giovani di adesso, qual è il riferimento. Certo, insomma, anche per capire dove va, qual è la direzione che sì, sta prendendo. Sì, così, perché poi comunque ognuno ha il suo esatto. Suo gusto. Ecco, a volte ascolto questi nuovi artisti indie, se vogliamo chiamarli così, per dare un riferimento musicale, e vedo che ci sono dei testi molto... che possono essere interessanti e dove ci si ritrova, magari, però la parte musicale... non riesce un po', non mi prende molto, però vanno parecchio queste cose adesso. Genere hip hop. Sì, noi venendo, come diceva Yuri, da Battisti, poi a me piacciono anche altri, piace insomma anche Lucio Dalla, e insomma altri cantautori italiani degli anni d'oro, tra virgolette. Poi a casa mia si ascoltava un sacco anche Baglioni, poi insomma i gusti sono certo. Tantissimi. Non so, lì la parte musicale, poi noi siamo musicisti, ascoltiamo prima la musica, poi viene il testo, insomma, sì. questo fondamentalmente è la risultanza. Bene, adesso mandiamo un altro video dei The Mad Project. Every time I get my pain, when I'm getting ready to train,
eccoci ritornati sempre con The Make Project. Così stavo pensando quale canzone ascoltare e sono ancora indecisi. Ora vediamo se c'è un messaggio per Yuri. Per Yuri? Sì. Ma tu hai fatto qualcosa? Tu hai fatto X Factor? Lo ripeto anche per gli amici di casa. È arrivato un messaggio da Bologna, volevano sapere, ma tu hai fatto, ovviamente, X Factor. Dice, ma è lui. Sei un po' più, cioè eri più giovane, mi hanno detto. Stiamo parlando del 2009. Ah sì, c'è da poco l'anniversario dell'uscita del... Sì, guarda, proprio... Il programma è finito esattamente, mi sembra, il 20 aprile, mi sembra, del 2009. Era la seconda edizione di X Factor e ovviamente cioè non è che non ne parlo, però ovviamente siamo qua per parlare di altre cose, però nel mio curriculum c'è anche questo, cioè tantissimi mi conoscono per fortuna grazie al programma. Ho calcato tantissimo per tanto tempo quello che è la scia del programma. È stato un programma musicale incredibile, tuttora è stato una possibilità enorme per me. E in tantissimi si ricordano proprio sia le esibizioni che le mie canzoni, che alcuni retroscena del programma televisivo, che è sempre una cosa incredibilmente importante, soprattutto perché in Rai, come dicevamo prima, cioè, ci sono 4 milioni, ci sono stati una media di 4 milioni di spettatori, che sono davvero tanti, e ovviamente una cosa che mi ha dato tanto. All'epoca non ce n'erano poi così tanti ancora dei talent. C'era, sì, diciamo che era probabilmente il primo, prima di quello c'era stato ovviamente solo Amici, e poi un altro, quello con Miguel Bosé, di talent, e da lì è nata la serie. Però ecco, X Factor è il primo vero format grosso straniero, e quindi io quando mi sono buttato ovviamente avevo un'aspettativa altissima, e per fortuna è andata bene, perché il terzo posto è stato per me grandioso. Però il 24 aprile, quindi qualche giorno fa, c'è stato proprio l'anniversario di questi 10 anni, e il 24 aprile è uscito il mio primo EP con la Sony, che si chiamava Mi fai spaccare il mondo, e tuttora sono ancora in giro sempre anche con le mie cose da solista. Però ecco, mi fa piacere sempre quando mi ricordano, perché chi mi ricorda e chi si permette di chiedermi, oppure dove ovviamente non è indicato, appunto come oggi non era indicato, ovviamente mi riconoscono, e credo che sia un bel ricordo, ecco, da quello che mi pare di vedere. Soprattutto perché ti ricordano anche come polistrumentista, che era, sì, una cosa nuova, sì, comunque, sì, ancora, diciamo, proporlo. Io non ho avuto la possibilità di esibirmi con la mia chitarra o col pianoforte. E all'epoca lo suonavo un po' meno, il pianoforte, però ho sempre suonato anche quello durante le prove, ma non durante le esibizioni, perché all'epoca gli strumenti musicali erano banditi dal regolamento. Però è una cosa che comunque, quella è andata. Però poi è venuto fuori. Quella è andata, cioè ovviamente credo che mi brillino gli occhi sempre quando ne parlo, però è una cosa che vorrei sempre un po' lasciare fuori, vorrei, perché fa parte di un'esperienza ovviamente di 10 anni fa, quindi è grandiosa, ma da lì ne sono partite tantissime altre, come le aperture di concerti di Alicia Keys, John Legend, Jamiroquai, con le mie canzoni. Quindi quelle sono cose per me, come diceva Matteo prima, dei palchi enormi. Quindi la televisione è stata tantissimo, però io non nasco come personaggio televisivo, tuttora non penso di avere quell'attitudine televisiva, dialettica, di dizione, l'accento, eccetera. Io faccio un'altra cosa, però devo dire che sono stato molto fortunato, perché in tantissime occasioni sono stato richiamato, non come il talento di X Factor, così a fare
altre cose, ma un po' perché piaceva senz'altro la mia figura un po' televisiva, quindi in alcuni casi è stato un ottimo trampolino e soprattutto anche mi ha dato tanto dal punto di vista dello studio sul palco, sul muoversi sul palco, eccetera. Perché lavorare con Luca Tomasini 2 mesi e mezzo è stato veramente un privilegio, e così come tutti gli altri collaboratori. Sì, sono senz'altro credo che abbia dei tasselli nell'esperienza musicale, perché hai visto anche quel tipo di musica che si vede in TV, come sono le dinamiche, a volte sono spietate e altre volte invece fortuite, certe volte. E quindi ci sta, però adesso c'è quest'altra bella esperienza che questa è di oggi, di adesso. Sì, sì. E del futuro. E del futuro. Ovviamente, perché come dicevo prima, abbiamo davvero metà del di nuovo già pronto. Quindi parliamo di progetti futuri, dai. Sì. Sì. C'è Londra da fare tra un mese. Sì. Sì, sì. Torniamo a Pizza Express. Fra 15 giorni. No, 19 maggio. Sì. Diciamo. 20 no. giorni. 20 giorni. Dai. Noi stiamo già facendo il countdown. Sì. Saremo a Londra di nuovo, poi forse per l'inverno portiamo qui, sto attendendo una risposta a una cantante americana che fa la corista per Adele, insomma, Killers. Ah, così, due nomignoli così. La nostra, diciamo, tra virgolette, amica che abbiamo conosciuto a New York nei vari giri. Quando si viaggia, mi conosce, poi magari nasce. E questo è importante, proprio le collaborazioni ti fanno crescere. Speriamo tantissimo. Che lei pure ha fatto The Voice America, quindi con un bacino di ascoltatori. Certo, in proporzione. In proporzione enorme, anche non mi ricordo quanto è arrivata lei, ma non tante. Noi l'abbiamo conosciuta perché Amanda è venuta Brown. Ad ascoltarci. Amanda Brown. Amanda Brown è venuta ad ascoltarci in uno dei locali di New York e da lì siamo diventati amici. Inoltre qua in Italia abbiamo già portato altri due artisti stranieri che sono Colin Smith, che lui invece è corista di Christina Aguilera, fa tutti i tour mondiali con lei ed è stato anche direttore musicale di Alicia Keys in uno dei tour di Alicia Keys. Lui è un cantante di Dublino, una voce straordinaria, però vive a New York anche lui da tanti anni. E un altro York, di dov'è? Di Brooklyn, lui forse. Di Brooklyn, sì. Si chiama Pink Flamingo, Eric Mendelssohn, è un personaggio veramente incredibile, molto funk, molto, molto stiloso, con degli abbigliamenti molto eccentrici e veramente fantastico. Anche lui ha una voce molto più Prince, lui diciamo più falsetto, più tight come si dice in inglese. E abbiamo anche con lui fatto una tournée in Italia, e c'è appunto questo gemellaggio, cioè portare avanti anche con generi leggermente diversi tra loro. Ecco, con Amanda vorremmo assolutamente, lei è molto rock. È molto rock e quindi sarà per noi anche bello concentrarci in quel genere, mentre invece noi siamo sempre tanto sul soul, rock, funk, ecco, specialmente questi sono i tre generi principali. Infatti noi, la nostra musica, le cover che facevamo prima vengono da Sly and the Family Stone, da D'Angelo, dal rock degli anni 70 un po' più classico, che ha suonato per tantissimi anni Carlo. E una delle cose che mi è piaciuto di Carlo è quando ho conosciuto lui, Carlo ha sempre suonato anche un po' il soul eccetera, però il lato un po' più black, della black music, e più leggermente più sofisticata, è quello che ha dato al progetto, cioè quel genere un po' più patinato e quindi anche spesso non così stridulo alle orecchie come magari il rock, quindi che va anche un po' più melodico anche. C'è da dire che il lato, Matteo ha questo lato molto melodico, di sentimentale anche. Vabbè, ma c'è chiaro, ma è un'attitudine, ma sì, più melodico, più armonico anche. Che serve soprattutto in uno show dove
si è andati sempre con un'energia altissima, eccetera. E quel momento lì, quella ballata, per esempio, più melodica, per esempio, che lui ne canta un paio, che ha scritto lui, è un momento molto importante quello nello show. Serve per dare anche diversi livelli, sì, di dinamiche differenti. Sì. Ma sì, insomma, io già pieria abbastanza, ogni tanto troppo forte, però insomma nella scrittura mi vengono di più le cose, diciamo così, un po' più sì, sentimentali. Che per, che per un batterista è una cosa magari anche non così. È vero. Dici, come mai non partono qualcosa di più sì, pronto, qualcosa di più ricco. In realtà poi qualche canzone più l'ho anche fatto, però sì, però la maggior parte si sono... Ecco, ma è comunque una caratteristica ottima, nel senso che certo, l'importante è scrivere le canzoni, e poi le canzoni, come si dice, devono essere orecchiabili, devono avere un certo tipo di appeal, e quindi che siano lente, sentimentali o attive o estremamente energiche. Cioè, l'importante è che abbiano quella pill che ti faccia dire, cavolo, questa è una canzone. E quindi nel nostro progetto non abbiamo tanta canzone, ma cerchiamo di focalizzarci su quelle poche canzoni che però hanno quella pill giusto per arrivare... Certo, puntate sulla qualità, esatto, piuttosto che sulla quantità. Si, no? Va a riassumere spesso anche in un pop, se ci pensiamo. Sì, sì. Perché ovviamente l'ambizione, cioè... L'ambizione è sempre quella di poter arrivare a tutti. Non siamo così tanto un gruppo troppo da intenditori. Non siamo gli sperimentatori. Non troppo in nicchia. Sperimentiamo, che... ma non in maniera, diciamo, così adatta, ecco, nel senso che... Vorremmo mantenere che ci ascoltino un po' tutti, cioè anche i ragazzini che non hanno un incredibile bagaglio culturale e musicale, e allo stesso tempo, cioè, noi vediamo che in alcuni locali ovviamente c'è un target magari leggermente più alto di come età, però in altri locali al contrario riescono a canticchiare subito le nostre canzoni, cioè al terzo ritornello che arriva stanno già cantando e ballando con noi, perché una delle cose che ci piace ultimamente è proprio il fatto di divertirsi e divertire anche un po' ballando, non solo una musica davvero coinvolgente, anche accessibile anche a tutti, proprio dal punto di vista dell'orecchiabilità. Infatti la nostra collaborazione, cioè noi vorremmo proprio, perché si chiama Project, non è un trio fatto, finito e basta, noi vogliamo ancora avere la possibilità di, come dicevamo, di portare Amanda Brown qui. Questo speriamo. È un appello. Amanda, come with us. Yeah. E se non lo sta vedendo, lo vedrà domani mattina, che c'è la replica. Però non, io vedrei anche tra i progetti futuri, come ci hai chiesto tu prima, vedrei anche provare a accompagnare come trio anche degli altri cantanti, sì, perché sì, no, anche italiani, però unendo le cose, cioè una collaborazione dove se a loro piace questo modo di lavorare a 360 gradi musicalmente di questo progetto, The Met Project, inserirsi dentro e dare noi il vestito, così come succedeva negli anni 70, eccetera. Una band, non faccio nomi, però anche in Italia c'erano delle band che accompagnavano DFM con sì, Battisti, insomma, sì, anche di Andrea, certo, quindi. O gli Equipe 84, sì, anche un tipo di collaborazione così sarebbe interessante, insomma. Sarebbe interessante, e quindi valutiamo sempre queste cose, sì, sì, un lavoro sinergico proprio musicale per aiutarci. Però vediamo, ovviamente deve esserci sempre il nostro gusto musicale, perché altrimenti, come dicevamo prima, entra a far parte di quel meccanismo a tavolino che preferiremmo evitare. Sì. E poi un'altra cosa che c'è in ballo è che puramente abbiamo con anche un ufficio di Londra,
una possibilità di poter fare qualcosa di anche promozionale, cioè quindi qualcosa che la nostra musica è usata come promozione prodotti, per cui stiamo vedendo anche questo. Siamo abbastanza interessati perché per il resto siamo a posto, perché noi abbiamo uno studio. Abbiamo uno studio dove registriamo, più studi ormai, dove registriamo, quindi non ci manca le risorse discografiche e live, però vogliamo spaziare anche in altre cose, che ne so, però ci sono, cioè devo dire che c'è tanta carne al fuoco, c'è tanta insomma. Carne al fuoco. Sì, direi di sì. Il disco, secondo me, questo autunno sì. potremmo dare. Intanto noi consigliamo di vedere qualche video su YouTube, però intanto facciamo vedere un video. Sì. L'ultimo video. Un breve video. Dopo questa apertura di gambe, il bassista Yuri Maiolo, adesso ascoltiamo una canzone prima di salutarci e poi facciamo vedere i dischi. You help me, girl. Sometimes I wonder if you love me like you say. Be alone and waiting on the phone. Won't you help me, girl? Sometimes I wonder if you love me like you say. People say I found a way to forget you. Inside my night, even though you don't want me no more, I said, hey, 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 I'm going crazy. Tired of being alone and waiting on the phone. Won't you help me, girl? Sometimes I wonder if you love me like I say. So tired of being alone and waiting on the phone. Help me, girl. Sometimes I wonder if you love me like I say. People say I found a way to forget you. By the time we your door late at night, through the days I told you how I feel. I said, hey, 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 I'm going crazy. I'm so tired of being alone and waiting on the phone. Let me, girl, sometimes I wonder if you love me like I say. I'm so tired of being alone and waiting on the phone.
won't you help me, girl? Sometimes I wonder if you love me like I say. I'm so tired of being low and waiting on the phone. L'abbiamo scritta insieme, tra l'altro. Sì, io ero al piano, però. Mm-hmm. Ecco, tu, quindi... tu quando componi, si metti al... Sì, strimpello male il pianoforte, adesso ho cominciato anche un po' con la chitarra, e diciamo che butto giù un'idea di base, mm-hmm. e poi mando un messaggio a loro: ragazzi, ho scritto una schifezza nuova. No, dai, sì, più o meno. Però è compo al pianoforte, ti viene da dire. Diciamo, c'è una base su cui poi lavorarci sopra, insomma, quindi ecco. Vediamo i vostri dischi. Sì, dischi, questo è l'ultimo. Silver in Lions. Bianco e... sono 8 tracce. Sì, e niente, la copertina di Serafino, non devo chiedergli come si pronuncia bene, non mi ricordo mai. E lui è un artista di Verona, di Bussolengo, e pittore, quindi fa degli show, anche lui, che fa dei quadri in diretta, sì, con la musica, li fa proprio al momento. Ah, interessante. Sì, Serafino, mio amico, è stato molto gentile. C'ha e la canzone che avete fatto adesso è inclusa qui, sì, dentro? È qui dentro, sì, è qui dentro. Anche quella di prima, Never Get Down. Never Get Down, sì, la seconda. Questo è il... È il primo proprio. Il primo dove... Infatti ci siamo io e Carlo in copertina. Esatto, io qui sono solo come ospite e suono la chitarra in un paio di canzoni. Poi invece... Questo è New York. Sì, lì eravamo in studio da Steve Greenwell, che è questo produttore, che insomma c'ha... Poi c'è... Questo è Tripping Out, il primo dove siamo... un po' tutti. Ah, qui la copertina è infatti una copertina strana. Tom Colby, che è un artista anche lui di Verona, visuale, che lavora diciamo col computer e crea tutte queste composizioni con l'astronauta, diciamo. Sì, sono un po' surreali, ovviamente. Un po' surreale, e mi piaceva, ci piaceva questa idea, quindi... E poi c'è Live in New York City. Questo è il live. Il live era Bitter Hand. Esatto. E sul retro puoi vedere noi in questo locale storico. Ci sono davvero tantissime persone. Questo è l'unico che contiene... Ah no, gli unici due originali sono Tripping Out e Silver Lining. Sì, con i pezzi originali, sì. Uh-huh. Però gli altri ci sono delle cover anche. Ci sono anche delle cover. Mm. Però insomma... Velocemente il rapporto con le cover. Ma da Dio, noi abbiamo, ognuno di noi ha avuto un sacco di esperienze con... Ecco, con... per avere un senso la cover, sì, cosa poi, deve avere? Ma no, in realtà per avere un senso deve essere fatta in maniera spontanea e deve essere proposta con il proprio stile, nel senso, non inutile proporla in maniera accademica, ma farla con il proprio stile, con il proprio sound. Poi sia Yuri sia Carlo hanno un repertorio, direi, infinito, sconfinato, come anch'io ho suonato anche per anni all'inizio con una cover band, quindi è importante anche avere un bel bagaglio di anche quella cosa lì, perché ti aiuta molto, insomma, ecco. Poi dipende dai generi, nel senso che io conosco tanti cantautori che invece a loro non piace molto fare le cover e non sono degli esecutori anche. E infatti spesso magari non, cioè l'approccio proprio delle cover è faccio ma ci sta solo, anche quella, ci sta anche quell'approccio, ci sta anche lì, quello. Però noi veniamo da davvero un mondo musicale, ovviamente rock, pop, anche lo stesso soul, alla fine derivano tutti un po' anche dal jazz. Mm-hmm. che chiunque faceva le cover, cioè ci sono dei temi che vengono riproposti. Sì. A noi piace, cioè, in modo naturale, per noi non è un'offesa fare una cover, al contrario non è
non dai modo di fare un qualcosa di cioè, non è necessario se non belle Certo. e fare della musica tua al contrario. Non so se mi spiego. Cioè, spesso chiunque per passione o per lavoro può fare anche proprio musica, molto spesso non riesce nelle canzoni, nell'incidenza, eccetera. Quindi, e quindi fa davvero fatica arrivare. O si costruisce un mondo, per esempio, musicale tutto suo e la sua particolarità artistica. Però noi che ci vogliamo esibire davanti a un pubblico, eccetera, veniamo da quel mondo che è jazz, rock, eccetera. Le cover sono necessarie anche in alcuni ambiti, per cui Beatles non sono nati come Certo. Beatles con le prime, cioè loro hanno fatto tantissime cover all'inizio perché il rock and roll era proprio cioè usare uno stesso giro, stessi testi. Quindi i Beatles facevano anche tantissime loro cover, per esempio nei loro concerti ad Amburgo, Anche di Elvis. esatto, cioè, tantissime. È una cosa che nel nostro genere non è così insensato fare, assolutamente, è proprio la base di questo genere musicale. In altri generi più cantautorali capisco, ma per esempio Certo. anche nella musica classica, se ci pensi, cioè uno Sì. va a fare un repertorio che esiste, no? E perché anzi, a volte io stimo l'umiltà, cioè questa attitudine di qualcuno che non fa cover perché dice di non lo so, magari di fare delle composizioni più belle insomma, prima di dire una cosa di Sì. questo tipo avrei delle riserve, Ma anche è ecco. importante dare una nuova luce anche alle cover, Sì. perché dimostri anche la tua capacità. Assolutamente. Bene, è stata una meravigliosa chiacchierata, illuminante, e soprattutto se andate su YouTube potete trovare i Mac Project, ma li troverete soprattutto dal vivo.